Bene, come anticipato, ci ritroviamo per dare il via al primo collegamento di oggi. È già con noi, la vedrete tra qualche istante nel maxischermo alle mie spalle, la dottoressa Cristina Scattolini, che ci parlerà di inclusione attraverso un progetto particolare e una figura professionale particolare, quella del mentor che accompagna i giovani dalla scuola al lavoro. Dottoressa Scattolini, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a voi. Grazie per la disponibilità a fare due chiacchiere con noi stamattina, che poi chiacchiere non sono perché parliamo di fatti sostanziali, ma prima di arrivare al tema di oggi, ecco, voi siete psicologa della Casa della Gioventù di Senigallia, nonché mentor. Che cos'è la Casa della Gioventù di Senigallia? Cosa fate di bello? Allora, vi racconto un po' la mia esperienza di vita, del mio lavoro che ormai faccio, avevo da più di 25 anni. Allora, Casa della Gioventù è una cooperativa sociale che si occupa di tutte le differenze, quindi di bambini, di soggetti con handicap, di tutti gli inserimenti di persone con disabilità da più di 30 anni, quindi abbiamo diverse strutture nel territorio di Senigallia e non solo, dove lavorano tantissimi educatori, psicologi, operatori e ci sono tantissimi ragazzi che usufruiscono dei nostri servizi, quindi sia domiciliari che residenziali, che di supporto psicologico, come praticamente anche i colloqui individuali, i colloqui di gruppo, quindi diciamo che la realtà a Senigallia è molto vasta. Questa è Casa della Gioventù dove io lavoro. Invece per quanto riguarda il mentor, è una figura nata da poco, nata l'anno scorso, dopo un corso di formazione di 20 ore e più altre 10 ore di supervisione. Cosa si occupa il mentor? Il mentor è una nuova figura all'interno delle scuole che si occupa di accompagnare i ragazzi con lieve disabilità per dargli una mano, quindi proprio prenderli per mano i ragazzi, per l'inclusione sociale, quindi proprio dalla scuola alla vita, quindi un passaggio di supporto in questa fase della loro vita. Molto bene, è una figura direi cruciale anche perché tante volte già in condizione, diciamo così, di normalità non è semplice il passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro. Figuriamoci quando ci sono delle diverse specificità che appunto richiedono un'attenzione ancora più importante verso questo passaggio. Com'è la situazione oggi in Italia? Noi sappiamo che in generale il tema lavoro è sempre un tema un po' critico. Qual è il polso della situazione dal tuo angolo visuale? Allora, diciamo che, come ha detto bene lei, la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro è una difficoltà oggettiva e reale per tutti i ragazzi che a 18-19 anni escono dalla scuola. Quindi se noi pensiamo a ragazzi con lieve disagio, io dico sempre con una virgola che non va, quindi una diagnosi e quindi con qualcosa che l'invalida, è ancora più difficile. Quindi cosa bisognerebbe fare? Quello che stiamo provando di fare, di far crescere il più possibile questi ragazzi, sviluppando e sottolineando le proprie capacità, abilità, rapportare i loro punti di forza per aiutarli nel modo migliore a fare questo passaggio e di renderli più autonomi possibile per farli entrare nel mondo dei grandi, cosa abbastanza complicata perché il mondo del lavoro già è complicato. Io dico sempre ai ragazzi che il mondo del lavoro è il mondo dei grandi, no? Con delle regole, regole sociali, regole educative, comportamentali. Quindi i ragazzi vanno più aiutati, rafforzati rispetto ai ragazzi normodotati.
Ecco, quanto è importante e quanto è strategico in questo senso il terzo settore con realtà come Casa della Gioventù? Navigando su internet ho visto che fate un sacco di attività, alcune mi hanno anche colpito. Leggevo per esempio di Mani in Pasta, un'attività manuale che appunto spinge poi questi ragazzi a sfidarsi, no? A mettersi in gioco. Per loro tante volte può essere divertente ed è cosa buona e giusta, ma quanto è difficile fare l'educatore e il mentor, dottoressa Scattolini? Allora, il servizio che lei ha sottolineato è un servizio che ho fatto proprio io, perché ho coordinato e coordino da più di 20 anni un servizio che si chiama Abili Percorsi, che si occupa proprio di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità. Ed è un progetto Mano in Pasta proprio all'interno del servizio che coordino io, e praticamente abbiamo messo alla prova i ragazzi per poi far vendere il prodotto che loro hanno fatto, confezionato, preparato. Diciamo che ci vuole una grande supervisione. Ci vuole una grande capacità anche da noi operatori. Io non lavoro da solo, lavoro in equip, quindi una grande capacità di organizzazione e di forza per dar forza anche ai ragazzi stessi, proprio come vi dicevo, per sviluppare al massimo le loro capacità. Ognuno di noi, soprattutto questi ragazzi e anche loro come noi, abbiamo delle capacità, quindi se riusciamo a trovare quelle che loro possono spendere nel modo migliore per un loro futuro, una loro autonomia, un loro sviluppo personale nel lungo periodo, questa è un po' la vincita, quello che vinciamo anche noi, insomma il ragazzo verrà poi messo quindi in un'azienda idonea per lui, quella quale lui piace, quella dove lui si può spendere in modo migliore, ottimale. Molto bene, dottoressa, noi siamo davvero felici di aver fatto questa chiacchierata con lei stamattina, di aver conosciuto la sua splendida realtà. Non ci resta che augurarvi buon lavoro, un lavoro prezioso che ci auguriamo porti sempre tanti frutti. Grazie a voi, grazie di essere interessati al nostro terzo settore, che è la nostra vita. Grazie tante. Teniamoci in contatto e coinvolgeteci, fateci sapere se ci saranno altre iniziative, ne parleremo volentieri. Per il momento ci salutiamo e quindi il nostro è un arrivederci, a presto. A presto, arrivederci. Buona giornata e buon lavoro alla dottoressa Cristina Scattolini e un caro saluto a tutti i ragazzi e le ragazze di Casa della Gioventù di Senigallia. Maria Pia, prima di fermarci ancora per qualche istante, ritorniamo all'attualità, abbiamo sì. Aggiornamenti? Sì, direi proprio di sì, perché c'è in controtendenza il voto della Catalogna. Chi non ricorda, è successo pochi anni fa, la fiammata verso l'indipendentismo che aveva vissuto questa significativa regione spagnola, che ha una lingua tutta sua, che tra l'altro è sbarcata anche in Sardegna. Insomma, una terra meravigliosa anche perché ricca dal punto di vista culturale, proprio come tante nostre terre italiane. E adesso si è votato e l'ADN Cronos ci dà i primi risultati. Duro colpo per i separatisti, indipendentisti appunto. I socialisti spagnoli di Pedro Sánchez, che è anche il premier, hanno ottenuto la maggioranza dei voti alle ultime elezioni. Hanno registrato però in generale queste elezioni una bassissima affluenza rispetto alle precedenti, solo il 58%, ma il risultato è già definito storico da chi appunto aveva timore di essere in qualche modo messo alla gogna quasi per la sua posizione in passato, e invece Sánchez può davvero in modo giustificato gridare alla vittoria. E dunque la Spagna, che come sappiamo dal punto di vista dei dati economici sta correndo tantissimo e che continua a cambiare proprio sotto i nostri occhi, ci dà un'altra notizia interessante. A te.
Grazie Maria Pia, intanto come vedi sto armeggiando con il mio dispositivo perché le cartoline digitali anche oggi non si stanno facendo attendere, siamo felicemente subissati dall'affetto dei nostri telespettatori e quindi prima di fermarci per qualche istante andrei a recuperare qualche altro scatto. In maniera particolare ci inviano una foto di una rosa canina cambiasca. Siamo sul Lago Maggiore e ce la invia Maria Teresa. Ecco, la regia puntualmente ve la sta riproponendo tutto schermo. E poi un saluto da nonna Fernanda, a cui Denis, suo nipotino, ha dedicato questo bellissimo disegno dove c'è una grande abbondanza di cuori a testimonianza dell'affetto di Denis per la sua nonna Fernanda. Poi un altro bellissimo scatto floreale ci arriva da Modica, quindi ritorniamo in Sicilia, ringraziamo Marinella per avercelo inviato. Poi Franco dalla chiesa parrocchiale Pieve delle Capanne, siamo in Alto Reno, molto bello questo altare che ci invia Franco, grazie mille. E poi un'immagine, una statua di Padre Pio, con la quale ci augura buona e santa giornata, Sara da Mirto, provincia di Messina. Una statua di Padre Pio che, come vi dicevo, evidentemente è su una piazzetta con un bello sfondo. Non la sto vedendo ancora nei vostri schermi, nel nostro schermo, probabilmente la recupereremo più tardi, facciamo così. Bene, allora fermiamoci per qualche istante e poi ci ritroviamo subito insieme per parlare di ecologia integrale con il professor Ciro Amato. Non andate via.